Allerta massima nella struttura di Villa Volpe a Giulianova, dove si trova la fattoria terapeutica della residenza sanitaria della Fondazione Piccola Opera Caritas, dopo che nei giorni scorsi è stata ritrovata una capretta morta sbranata dai lupi e un'altra zannata, ma per fortuna rimasta viva. Una problematica purtroppo riscontrata anche da alcuni agricoltori che abitano nelle vicinanze della struttura, che riferiscono frequenti avvistamenti di lupi in prossimità delle loro abitazioni. Erano racconti che sentivamo girare da diverse settimane. Non immaginavamo di entrare anche noi nel racconto, ecco, mettiamola così. E un mattino abbiamo trovato una delle nostre caprette squartata. Abbiamo chiamato immediatamente l'ufficio veterinario dell'ASL di Giulianova, ci hanno reindirizzati a Teramo, al servizio apposito. Molto celermente sono venuti e si è proceduto al rilievo autoptico. La dottoressa ci ha confermato, era presente anche il nostro veterinario della fattoria, che si era trattato di un'incursione di uno o più lupi. Conviviamo con gli animali perché sono compagni del lavoro quotidiano con i ragazzi in fattoria terapeutica, questo è, no? La terra e gli animali. E quindi adesso il livello di allerta per noi è diventato importante. E proprio su questo fronte avete deciso poi di spostare le caprette perché una seconda è stata attaccata e fortunatamente non è morta. Questo fu un consiglio che il servizio ASL immediatamente quel mattino ci dissero: i lupi sono dei chirurghi nell'operare e poi comunque tornano quando sanno e dove sanno che c'è carne fresca. Quindi abbiamo sì, posizionato, diciamo, allocato le caprette in una vecchia porcilaia che avevamo, una struttura protetta, insomma in cemento, prima erano in uno stazzo all'aria aperta. L'altra capretta aggredita siamo riusciti, non è stato reciso l'esofago, quindi così, insomma, gli animali qui non si mangiano, quindi non abbiamo quel problema, no? E allora abbiamo curato l'altra capretta che sta benissimo. I ragazzi erano molto turbati quel mattino perché non abbiamo potuto evitare che vedessero la scena, l'abbiamo tenuti lontani, però insomma era lì vicino al centro, quindi questa cosa effettivamente è un po' incresciosa e anche, ecco, ci impensierisce un po'.